eravamo rimasti qui al momento in cui sono entrata in Honduras. E dopo 7 ore di shuttle siamo arrivati finalmente a Copan. Abbiamo superato la frontiera tra Guatemala e Honduras con moltissima facilità. Abbiamo dovuto pagare soltanto $3 americani per entrare e via. Adesso siamo al sito archeologico delle rovine Maya e andiamo a visitarle. E noi che pensavamo che le salite finissero con il vulcano, invece no. Ho trascorso 2 settimane correndo tra campi di girasoli. Oggi realizzo uno dei miei sogni. Oh, stare in un campo di girasoli! Voglio rimanere qui. Guardate quanti sono. Io adoro tutto questo. Io adoro tutto questo. Facendo 9 zip line su una cascata alta più di 40 metri. Monica è terrorizzata, perché sei terrorizzata? Cioè, l'età non è acqua, cioè l'età è... Cioè, l'incoscienza giovane... Cioè, pure sulla zip line si lamenta, pure sulla zip line. Ho paura. Ed ho anche preso il secondo brevetto per le immersioni. Sono entrata in un relitto a 30 metri di profondità e nuotato in acqua azzurra e cristallina. Ed eccomi arrivata in Nicaragua dopo 2 settimane in Honduras e un lunghissimo viaggio interminabile. Ho oltrepassato la frontiera via terra, come tutti i confini da quando ho iniziato questo bellissimo viaggio. Mi trovo in questo momento a León, è il 14 agosto e oggi si festeggia la Vergine Maria. Mi hanno detto che festeggeranno con balli e altari, quindi non vedo l'ora di vederlo. Mi incammino verso la piazza principale, la festa dovrebbe cominciare alle 6, sono quasi le 6, quindi mi aspetto di trovare già i preparativi. E mi hanno detto di non spaventarmi se sentirò petardi e rumori esagerati, è tutto normale, quindi vediamo. Sono le 8 di mattina del 15 agosto e io sto per andare a fare un'esperienza incredibile. Nel mentre che aspetto il mio bus voglio raccontarvi quello che ho vissuto ieri sera a León. Nella tradizione nicaraguense il 14 agosto è il giorno dell'Assunzione della Vergine e le piazze si riempiono di gente e i cieli di fuochi d'artificio. A León però hanno una ragione molto particolare per celebrarla. La città è ubicata molto vicina al vulcano attivo Cerro Negro che, spoiler,
è il posto dove andrò oggi. Ma purtroppo 75 anni fa, a seguito di un'eruzione, ha quasi distrutto l'intera città di León, motivo per il quale il 14 e il 15 agosto gli abitanti della città chiedono protezione alla Vergine. Le chiese e le famiglie più devote aprono le proprie case per donare beni di prima necessità alle persone che sono in fila. E questo simboleggia benedizione per tutti coloro che ricevono questo dono. La giornata di ieri è stata veramente emozionante e quella di oggi lo sarà altrettanto. Inizia la salita che dovrebbe durare circa 45 minuti sopra il vulcano Serra Nevada. Per me ho una fedele compagna. Non dovrò di usarla. Io ho appena fatto questo. Oggi vado a visitare la cattedrale di León, conosciuta anche come chiesa di Santa Maria Garcia. Finita di costruire nel 1860, diventa patrimonio dell'UNESCO nel 2011. La cosa bella di questa chiesa è che si può salire sul tetto e, a giudicare dalle foto che ho visto, è veramente una vista meravigliosa. L'interno è veramente grande, ma le panche stanno solo nella navata principale, quella centrale, e c'è un sacco di spazio libero e pochi dipinti, molto semplice, molto minimalista. Bello. Ho appena comprato il biglietto, sono 3 dollari americani o 105 Cordova e sto salendo. È una via strettissima. Ho bisogno di mettermi all'ombra per registrare perché è tutto veramente bianco. Allora, per entrare bisogna togliersi le scarpe, naturalmente non si può salire sopra le cupole e la permanenza per visitatore è di 25 minuti, ma sono più che sufficienti. Possibile tenere gli occhi aperti perché è tutto bianchissimo e la luce riflette veramente ovunque, e quindi sono qua col mio cappello. Oggi ho dimenticato gli occhiali da sole e è bellissimo, è una cosa che non ho mai visto prima, sembra di stare, non so, forse su qualche tempio thailandese, il tempio bianco di Chiang Rai, forse qualcosa del genere. E soprattutto là in mezzo a queste due punte si vedono i vulcani, adesso ve li faccio vedere meglio. Dietro i vulcani, che belli! Tempo di lasciare León, adesso torniamo finalmente al mare. Andiamo nella località Las Peñitas, una località di surf nel Pacifico, e speriamo di beccare delle belle onde. Naturalmente lo spostamento sta già avvenendo. Un chicken bus e
bellissimo, io amo questi boss, li amo profondamente, hanno tutta la vita reale sopra. Lontane dal mare, sono finalmente tornata tra le onde del Pacifico. Mi trovo sulla spiaggia principale di Las Peñitas, località veramente popolare tra i surfisti in Nicaragua. Al momento non ne vedo tanti, a dire la verità, forse qualcuno stamattina. Mi hanno detto che questi giorni la corrente si è fatta troppo forte, quindi forse non è adatta per chi sta iniziando. Ma aspetto l'ora del tramonto, secondo me riuscirò a vedere qualcosa. Intanto ora vado a fare una bella passeggiata per vedere il resto della spiaggia. Sì! E poi finalmente le ho riviste. Le mie amiche onde che incontrano il sole e dopo una giornata insieme si salutano stringendosi in un magico tramonto.